questo anno accademico nel segno di cosa? Buongiorno a lei, nel segno della competenza, della professionalità, della qualità dell'offerta didattica di un Ateneo che ha una storia ma soprattutto un grande futuro. Lei ha detto che in poco tempo riuscirà ad aprire le maglie della Facoltà di Medicina, dando la possibilità agli studenti di poter iniziare questo percorso con più chance di riuscita. Io non parlo mai al singolare. Quando sarà, perché sarà, la notizia è che si aprirà il corso di laurea in medicina e chirurgia, sarà grazie alla conferenza dei rettori delle università italiane, presieduta proprio dal magnifico rettore Salvatore Cuzzocrea, grazie alla conferenza Stato-Regioni, grazie a tutti gli esperti che hanno collaborato con noi per definire i fabbisogni, perché noi apriremo in maniera sostenibile, non apriamo in maniera discriminata lasciando al margine della via dei disoccupati e soprattutto creeremo un contatto tra l'apertura al corso di medicina e chirurgia e le scuole di specializzazione, cercando di valorizzare quelle che sono meno opzionate in questa fase, dare incentivi per consentire agli studenti di coprirle tutte. Insomma, non vogliamo aprire loro la porta alla facoltà di medicina e poi chiuderla sulle specialità, non sarebbe onesto. Senta, ma non pensa che il numero chiuso così sia un po' discriminante? Cioè, non sarebbe meglio pensare a un numero chiuso diverso? È esattamente quello che stiamo pensando, cioè un'apertura sostenibile, compatibile con i bisogni del mercato, non oggi ma da qui a 10 anni, perché gli studenti che facciamo entrare adesso saranno i laureati tra 6, 7, 8 anni e i professionisti tra 10 anni. La classifica delle università nell'ultimo report che è uscito ieri dà l'Italia al 7º posto, dà comunque le specializzazioni molto più in alto. Quali sono le azioni che il governo sta cercando di mettere in campo per migliorare ancora di più l'università? Quelle che stiamo facendo sono soprattutto una valorizzazione del ruolo dei ricercatori per fare in modo che non solo rimangano in Italia, questo è importante, ma possano scegliere, che è esattamente quello che mi chiedono tutti gli studenti a ogni inaugurazione di anno accademico. I ricercatori devono creare le condizioni, se vogliono, per studiare all'estero, ibridarsi all'estero, aumentare i propri saperi e tornare, se vogliono tornare. Questa è la prima condizione per valorizzare l'internazionalizzazione, che è l'essenza della crescita dei fattori di impatto dell'università. Ministra, mi perdoni, però c'è anche stato segnalato anche il gap tra nord e sud. È chiaro che c'è questo soprattutto legato al rapporto post-università con le aziende per l'ingresso nel mondo del lavoro. Cosa si può fare per ridurre questo gap tra le università del nord e del sud? A mio avviso creare, ne abbiamo già parlato sempre con la conferenza dei rettori e lancio l'idea ogni volta che prendo contatti con le singole università, dovremmo creare una sorta di Erasmus italiano, cioè garantire una mobilità degli studenti dal sud al nord o dal nord al sud, dando una doppia qualificazione, facendo in modo che gli Atenei coordinino le loro offerte formative e gli studenti si possano trasferire. Tutto questo naturalmente accompagnato a borse di studio e residenze universitarie che noi stiamo già implementando, abbiamo messo 500 milioni sulle borse di studio, 300 milioni sulle residenze universitarie e continueremo a farlo. La mobilità deve essere anche in questo caso sostenibile, cioè bisogna che gli studenti che non possono permettersi un ciclo di studi fuori dalla loro regione di residenza siano supportati. Erasmus italiano è secondo me l'unico modo per poter drenare, non eliminare, eliminare è difficile, però per poter drenare questo gap tra il nord e il sud in termini di, diciamo, offerta e valorizzare anche le professionalità e le eccellenze italiane che non vadano all'estero magari. Come le dicevo prima, che non vadano all'estero se non ci vogliono andare, che abbiano la possibilità di andare all'estero se vogliono andare all'estero, ma noi dobbiamo creare le condizioni perché possano tornare, quella è la cosa importante. Il problema non è tanto e solo andare all'estero, il problema è se sono costretti a rimanere all'estero loro malgrado. Noi dobbiamo creare le condizioni per farli tornare. Ministro, da 2 anni le lauree abilitanti sono legge, ma tuttora continuano i tirocini e gli esami di Stato hanno solo cambiato nome in esami di abilitazione. Quando vorrete intervenire? Il discorso è un po' complesso. Bisogna prima di tutto valutare i risultati, che effettivamente, come dice lei, presentano dei margini di miglioramento. Secondo me anche un intervento sulle classi di laurea e sui gruppi scientifico-disciplinari è importante per valorizzare tutto il comparto, perché
purtroppo, come tutto nella vita, non esiste un'unica soluzione, esiste un insieme di fattori che compone un ecosistema. L'ecosistema della formazione in questo momento deve andare avanti, cioè non deve essere il mondo a calzarsi all'offerta universitaria, ma l'offerta universitaria che si deve adattare al mondo. Ministro, le università private con 28.000 euro si ha una laurea, fanno concorrenza alle università pubbliche. Che cosa le posso dire io? Le università sono autonome, possono fare quello che vogliono. Dico, non è uno scandalo, uno 28.000 euro posso prendere una laurea, anche una disuguaglianza economica. Lei che cosa suggerisce, mi scusi, che io le chiuda? Non è un po' autocratico? No, però Dio, si può raddrizzare il tiro in qualche modo, fare dei controlli, perché io so che molti esami si possono fare senza... Ma lei parla di università in presenza o università telematiche? Telematiche anche in presenza. Cosa le devo dire? È un problema che c'è. Beh, diciamo che finché, un problema che è stato fatto in passato, finché la laurea è un titolo che ha un valore legale, io nel rispetto dell'autonomia dei singoli atenei, perché si ricordi, se io dicessi chiudo tutto quello che non mi piace, lei giustamente direbbe forse è un lieve conato autocratico il suo, no? Quindi io devo rispettare l'autonomia dei singoli atenei, ma devo dare degli standard, perché finché la laurea avrà valore di titolo legale, il Ministero deve dare degli standard di qualità e di quantità. Questo è quello che faccio, che posso fare e che posso implementare. Sicuramente non posso andare sui prezziari, non sono un bed and breakfast. Ministra Bernini, da donna di governo e di cultura, cosa pensa del parere dell'Accademia della Crusca che ha dato indicazioni alla Corte di Cassazione sulla necessità di utilizzare nel linguaggio giuridico e nella comunicazione